Un consiglio comunale ad Ortona con una nuova configurazione e con un nuovo percorso. Un consiglio intanto richiesto dalla cosiddetta nuova maggioranza fatta da consiglieri di opposizione a Castiglione e per la prima volta i tre consiglieri, ex di maggioranza Antonio Sorgetti, Simone Rabottini e Taglia Cocco, che hanno dato vita al gruppo Città che Amo, siedono tra i banchi dell'opposizione. Consiglio Comunale indicativo per gli equilibri, come noto, dalla richiesta alla convocazione c'è stato un altro passaggio chiave. Le dimissioni dinanzi al notaio dei consiglieri della cosiddetta nuova maggioranza. Dovevano essere nove, ma all'ultimo momento è mancata la firma di Emore Cauti, che in apertura della seduta ha dichiarato di essere un consigliere indipendente. Emore Cauti è il consigliere di opposizione che non ha messo la sua firma come dimissioni dinanzi al notaio insieme agli altri consiglieri di opposizione della cosiddetta nuova maggioranza. Lei ha spiegato il motivo questa mattina al Consiglio Comunale. Sì, sostanzialmente ho comunicato quello che già avevo annunciato tramite social e tramite eh, mezzo stampa eh, per quanto riguarda la mia posizione che è poi è quella che ho condiviso con il gruppo. Ehm, noi, coerentemente con la linea che ci eravamo dati in precedenza, anche con il resto della minoranza, volevamo discutere sui temi, anche perché ricordiamo che ci sono scadenze perentorie, come quello del bilancio di previsione, che deve essere approvato entro il 30 aprile 2023. Eh, non approvare o comunque non andare in discussione, perché poi è chiaro che in discussione si potevano sostenere le tesi della maggioranza oppure no, ma precludere questa possibilità alla città ci sembrava un limite e non un'opportunità. Questa linea poi della restante parte della minoranza è mutata e quindi noi coerentemente con quello che ci eravamo detti eh, non potevamo... Quantomeno valutare, validare ed eventualmente emendare, quindi discutere quella che era la proposta della maggioranza. La seduta si è occupata nella prima parte di proposte delle opposizioni alla programmazione di bilancio di previsione. Decisiva sarà la seduta del Consiglio Comunale che discuterà il DUP ed il bilancio di previsione. Sindaco Leo Castiglione nel suo intervento ha ribadito che il suo primo interesse è quello per la città e per i cittadini di Ortona? Certamente, dopo essere stato messo in crisi da tre miei consiglieri della ex maggioranza ho, ho deciso di presentare le dimissioni che dopo, dopo un tentativo di eh, ricucire un pochettino i rapporti andato, andato purtroppo non, non, non avendo portato nessun risultato ho ritenuto di ritirare le dimissioni e di rimettermi al Consiglio Comunale. C'è stato un tentativo da parte della minoranza più i tre di presentare eh, di sfiduciarmi davanti a un notaio, un tentativo che è andato, è andato a vuoto e quindi mi rimetto al Consiglio Comunale. Siamo qui a lavorare sul bilancio, sulla predisposizione del documento del DUP, del documento unico programmatico che ci porterà all'approvazione del bilancio e poi si faranno le dovute valutazioni. Ti sente sereno? Io sono sereno sempre perché ho sempre detto ai miei di non essere legati alla poltrona ma alla città. Il ritiro delle mie dimissioni è motivato solo da questo, anche in prospettiva degli appuntamenti importanti che la città sta per affrontare a cominciare dal Giro d'Italia.